che si può chiedere a un presidente, a una società, e soprattutto più che altro avrebbero voluto chiedere ai giocatori, ma purtroppo oggi, come l'altra volta, ci hanno perfettamente ragione, perché il secondo tempo di oggi è stato un disastro completo, per cui non mi posso dare torto, anzi. Ho detto che ci abbiamo un sacco di commercialisti tra i tifosi, che se vogliono si prendono il bilancio e se lo leggono. Certo. Noi abbiamo tanti tifosi ma tanti commercialisti. Revisore dei conti, tutti ce l'abbiamo. No, casomai il contrario, guarda, casomai il contrario. Loro hanno chiesto di non mettere i prezzi così bassi, perché tutti quelli che erano fuori erano tutti abbonati. Sì, io studio, anch'io. Allora hanno chiesto un'altra cosa, no? Quello che ci sta. No, assolutamente, nessuno, nessuno, siamo stati gli italiani. Capito male, loro non vogliono assolutamente il prezzo scontato, ci hanno rimproverato che abbiamo messo i prezzi scontati, tanto che ci vogliono ridare l'abbonamento e che gli ridiamo i soldi, perciò sono due cose diverse. Sì, perché tra l'altro la squadra sta giocando male, e poi soprattutto perché il prezzo scontato a 5 euro non l'hanno accettato, perché dice i tifosi che non vogliono venire, cioè noi abbiamo pagato l'abbonamento, gli altri pure devono pagare come noi. Ma io ci credo come ci credevo domenica scorsa, certamente, no, ma che significa? Fuori c'erano delle persone che domenica erano a Palermo insieme a noi a vedere la partita e che hanno fatto i complimenti ai ragazzi, oggi giustamente li hanno criticati, ma se la squadra entra in campo come è entrata in campo nel secondo tempo, per me oggi il Pescara ha fatto un primo tempo giusto per una partita come quella col Cagliari. Cercando di contenerlo, perché il Cagliari, visto contro la Roma, è comunque dimostrato di essere una bella squadra, di avere dei giocatori sicuramente di categoria e soprattutto essere una squadra che gioca insieme da più anni e si vede. Però al di là di questo, voglio dire, il primo tempo penso che Cristiano l'aveva impostato benissimo. Poi purtroppo c'è da riscontrare che uscito D'Agostino la squadra si è sfaldata completamente, evidentemente manca di questa... di questa esperienza, evidentemente oggi per noi D'Agostino è importante, però non si può pensare che non prendi il gol, a parte abbiamo preso due gol che insomma manco tu come allenatore prendevi. Ma io mi aspetto di più da tutti, perché per me tanti di questi ragazzi hanno l'opportunità della vita, se uno entra in campo e non si rende conto di questo evidentemente non può giocare a pallone. Beh, io se fossi un calciatore veramente farei di tutto per poter rimanere dove sto, in Serie A, nella città che, insomma, una città che penso dia tante possibilità a tutti e soprattutto in una società seria. Però io non credo che qualcuno vada in campo per perdere, però evidentemente non mettono tutto quello che devono mettere. Sono deluso più che dell'aspetto tecnico, io sono deluso dall'impegno di qualcuno che mette in campo qualcuno, perché a mio avviso, cioè, quando tu sei anche inferiore, se ci metti più impegno riesci a sopperire, ma se tu ci metti meno impegno di quello che normalmente una persona normale ci mette, chiaramente se hai delle qualità inferiori paghi. Io penso che una squadra come il Pescara, che è stata ricostruita da capo, che ha tanti giovani come giocatori arrivati a giugno e arrivati poi anche a gennaio, che qualcuno ancora non è pronto, cioè, abbiamo qualche giocatore fuori, vedi Quintero, vedi ancora Sculli, che penso e spero che domenica, lunedì prossimo potremo vedere per la prima volta in campo. Però è chiaro che sì, non è in condizione fisica, ma Caraglio più che fare la guerra, cioè, non è che può fare, cioè, ma secondo me oggi abbiamo là davanti, abbiamo giocato ognuno per i fatti propri, perché poi di fatto, voglio dire, oggi se tu Caraglio lo metti là e non gli dai modo di giocare, si fa fatica. Cioè, poi fa fatica anche Ibrahimovic da solo. Ma con Weiss sono arrabbiato, perché non si può fare un gesto come quello che ha fatto a due minuti alla fine, ci mancherebbe.
Ma io penso che il mister, ripeto, aveva impostato la partita bene nel primo tempo, dall'uscita di D'Agostino purtroppo la squadra si è sfaldata completamente. E evidentemente abbiamo bisogno di un giocatore importante, un giocatore di personalità là in mezzo, che purtroppo non abbiamo. Sì, ma 3 settimane fa, però al di là della partita di Genova che era appena arrivato e sicuramente non era in condizione, le altre partite penso che D'Agostino le abbia fatte sempre a buon livello a Pescara. Ma Togni è infortunato, lo so, purtroppo Togni è infortunato, Balzano ancora non si riprende, c'è la febbre. Ciosic fermo una settimana per l'influenza. Sforzini viene, fa la prima partita anche bene, molto bene, e si fa male. Purtroppo questo è un momento sicuramente non felicissimo da questo punto di vista, però insomma passerà pure questo.